Dal Palaverdi di Novara, una buona serata da Piero Giannico, pronti a vivere un'altra magnifica esperienza con gli sport da combattimento. Ecco perché la seconda edizione del Muay Thai Arena diventa evento imperdibile, non solo perché è organizzato dalla top team di quel grande campione di nome Alessio Padovani, sempre sinonimo di garanzia e di qualità, ma anche perché in palio questa sera c'è il titolo europeo WBC tra l'idolo di casa Graziana Chigi Mitino e la portoghese Monica Santos, il clou di la kermesse di stelle. Al mio fianco a commentare il Muay Thai Arena 2017 c'è il numero uno di tutti i tempi in Italia di questa disciplina sportiva, il grande Diego Calzolari. Buonasera Diego e grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera Piero, grazie a voi. Allora, serata di stelle, la kickboxing, ma la Muay Thai in questa serata diventa arte in movimento e subito match d'apertura, subito una grande, grandissima serata con il meglio della Muay Thai in Italia. Sì, assolutamente, questa qui è già la finale tra Ragusa e Cristian Marzullo, che invece sta salendo sul ring. Ricordiamo che questi due ragazzi hanno poco fa disputato le semifinali vincendo, per cui si incontrano in questa finalissima che deciderà chi è il numero uno del Muay Thai Arena Tournament One Shot tra Cristian Marzullo all'angolo blu e Alessandro Ragusa all'angolo rosso. Allora, ricapitoliamo. Finale One Shot Tournament Lega Pro Italia 67 kg. Alessandro Ragusa della Top Team Muay Thai 25-56 Novara, che affronta Cristian Marzullo del Tempio delle Arti Marziali di Roma. Che match ti aspetti? Allora, questo qua è un match Novara contro Roma, per cui il nostro Alessandro Ragusa all'angolo rosso dovrebbe essere l'atleta vincente, anche perché è doppiamente esperto rispetto a Cristian Marzullo, che pratica solamente da 2 anni, nonostante abbia un curriculum veramente fantastico, perché ha 14 incontri con 12 vittorie, al contrario invece di Alessandro Ragusa, che oltre a essere più alto, per cui leve più lunghe, ha ben 25 incontri. Si gareggia scalzi? Assolutamente sì, si parla di Muay Thai, per cui si può colpire anche con i gomiti nudi e le ginocchia. Abbiamo qua un colpo basso tirato involontariamente da parte di Alessandro Ragusa. Appunto, nella Muay Thai si può colpire con le 8 armi, per cui i pugni, i calci, le ginocchia, i gomiti, le proiezioni. E insomma, si può fare tutto nel massimo rispetto dell'avversario. Diego, prima di entrare nella nostra cronaca, c'è questa musichetta di sottofondo bellissima, sembra un rituale. Assolutamente, questa è la Chao Sen, è la musica tradizionale che guida il match della Muay Thai. In realtà qui è una musica che viene lanciata dalle casse, per capirci, mentre in Thailandia c'è un vero e proprio gruppo musicale a bordo ring che intensifica la musica in base all'andamento dell'incontro. Dunque, spettacolo nello spettacolo. Allora, primo round, quanti round sono? Questa finale è sui 3 round da 3 minuti, hanno già combattuto una semifinale entrambe sui 3 round da 2 minuti. E quindi cominciamo a goderci questo primo round con Ragusa, ripetiamo, all'angolo rosso. Invece abbiamo Marzullo all'angolo blu. Tra l'altro Ragusa ha fatto pure un incontro breve, perché ha vinto per KO la sua semifinale. Invece Cristian Marzullo, oltre a essere meno esperto, oltre a essere più basso, si è fatto pure una semifinale totalmente sui 3 round contro il nostro Nuriel Glorian Cauli di Milano, vincendo ai punti, per cui dovrebbe essere anche più leso tra virgolette. Però sappiamo che il ring vive la sua magia, per cui non si sa mai che cosa può accadere durante un incontro, soprattutto quando i gomiti sono scoperti e possono entrare in qualsiasi momento. Evento sotto l'egida della Federazione Italiana Kickboxing, Muay Thai, Savate, Shootbox e Sambo da qualche
giorno, dunque la grande famiglia della federazione si allarga con il sambo. Sì, assolutamente, stiamo parlando tra l'altro dell'unica federazione riconosciuta dal CONI, per cui una gara guidata a livello istituzionale, regolamentata e che garantisce agli atleti di essere sempre gestiti sotto l'egida del buon senso, del rispetto e della salute. E qui il plauso va al presidente Donato Milano, che comunque sta regalando agli appassionati della kickboxing in generale comunque dei grandi eventi, comunque anche una corretta fruizione di quello che è il meccanismo proprio della federazione. Ma entriamo subito nel vivo del match con Ragusa. Vedete che cerca di affrontare l'avversario guantoni alti, poi c'è invece Marzullo che adesso prova a entrare, i due provano ancora a studiarsi in questa fase iniziale del match. Sì, vediamo però anche che cercano di infilare nella guardia avversaria entrambe dei pericolosissimi colpi di gomito, e devo dire che la guardia di Marzullo è ottima, perché durante l'ingresso dei colpi di gomito riesce a coprire fino alla parte alta della fronte, invece vediamo un Ragusa un pochettino più scoperto che potrebbe dargli complicazioni. Andiamo comunque a rivedere primo un po' round in vantaggio assolutamente Ragusa ai punti. Un po' gli highlights di questo primo round, adesso siamo nel secondo che inizia in questo istante, subito Ragusa che prova a entrare deciso. Assolutamente, forse vedendo il primo round vorrà provare di chiuderlo. Ragusa ha sempre questo gancio destro molto pericoloso che ha tirato fuori dei KO in passato, però vediamo anche un Marzullo che sta assolutamente al gioco ed è sempre pronto a rientrare con questo pericolosissimo colpo di gomito. Marzullo guardia alta, poi c'è questo contatto tra i due atleti, ancora Marzullo! Bello questo colpo di gomito circolare destro che colpisce, va a segno proprio con la punta, difatti vediamo che viene chiamato dall'arbitro centrale Davide Tanzi, il medico di gara. È andato a segno. È andato a segno ed evidentemente l'apertura non permette il proseguimento dell'incontro, proprio perché non è permesso lo scambio di sangue tra gli atleti per regolamento igienico-sanitario. E allora, questa finale One Shot Tournament Lega Pro Italia 67 kg se lo aggiudica Cristian Marzullo del Tempio delle Arti Marziali di Roma. Andiamo a rivedere l'azione con la nostra regia subito. Vedete i due atleti che sono molto vicini, poi ancora questo scambio. E vediamo la cintura in palio. Il grande festa per il team colonnese di Roma che si aggiudica la cintura. Cristian Marzullo, 71 kg. Braccia alzate al cielo, è lui il campione di questa categoria 67 kg, vince un match importante dove aveva subito però. Sì, è un primo round che diciamo nel suo studio ha dato sicuramente maggiori frutti a Ragusa, però sappiamo che la Muay Thai non ha numeri di round, o meglio ce li ha, ma il gomito può girare l'incontro anche all'ultimo secondo del quinto round, dove si combatte appunto sulle 5 riprese. E andiamo allora a raccontarvi quella che è la seconda sfida di questa serata, questa finale One Shot Tournament Lega Pro Italia 58 kg. Da una parte Mattia Cinquegrana della The Gym 2.0 Sesto San Giovanni, che affronta Viorel Vintu della Yamabushi Gym Ro. Da casa si staranno domandando come mai gli atleti sono vestiti in questa maniera. Beh, gli atleti sono vestiti in questa maniera perché grazie a Dio inizia qualche sponsor tecnico ad affiancarci, per cui la One Shot, che è entrata con i propri prodotti thailandesi da ormai un anno sul mercato nazionale, diciamo decolla con questi grandi eventi di Muay Thai per farsi conoscere. Ma è una caratteristica avere il capo con stiamo parlando dunque di indumenti tradizionali, il Monkon, la corona magica è quello che indica il rispetto per la propria scuola e appunto la tradizione massima della Muay Thai.
Allora, è partito questo incontro e parte subito in quinta perché vediamo già in pressing Viorel Vintu tenere alle corde un Mattia Cinquegrana. Vintu, come possiamo vedere, molto mobile sulle gambe, subito mette alle corde l'avversario. Sì, infatti sa di essere più alto, sa di essere più esperto, sa che Mattia è un ottimo atleta, per cui tenere sempre gli occhi aperti sul ring, però sa che appunto ancora è un Vintu. Match. Subito Vintu, subito la Vintu. Carica di Vintu, Vintu ancora lui all'angolo. Vediamo l'arbitro contare, ma vediamo anche all'angolo già scuotere le braccia perché appunto il nostro angolo non condivide il proseguimento in massima di questo match, per cui darà ancora una possibilità di mettere dentro il suo colpo a Mattia Cinquegrana, ma come vediamo va a terra Mattia Cinquegrana, la forza esplosiva di Viorel Vintu mette al tappeto l'avversario. Vintu ci mette veramente pochi secondi per aggiudicarsi il match, la gioia incontenibile di Viorel Vintu che mette al tappeto l'avversario. Andiamo a rivedere le fasi salienti, guardate l'1-2, il destro diritto al volto all'avversario che subito va in difficoltà dopo pochi secondi. Guardate come carica Vintu l'avversario, l'arbitro dà il primo break, poi qui la fase finale, subito il centrale, il colpo violento al volto, poi il KO per l'italiano Cinquegrana. Andiamo allora dunque al verdetto, vince Vintu per KO. E Alfredo Zica alza le braccia a questo atleta ucraino fantastico e veramente grande anche Cinquegrana per averci provato, sarà un atleta che ci darà grande soddisfazione in futuro, ma Viorel Vintu è già affermato con il suo maestro Luca Pigliafreddo appunto nei ring internazionali. E allora, terzo match, il clou un po' della serata, Diego, c'è il titolo europeo WBC Muay Thai 50 kg tra l'idolo di casa Gichi Mittino della Top Team Muay Thai 25-56 Novara e la portoghese Monica Santos della Dynamite Team Lisbona. E qui ne vedremo delle belle perché l'atleta italiana, la Graziana Mittino, è un'atleta non giovanissima ma ha un curriculum pazzesco. Sì, è una grandissima campionessa. Intanto ricordiamo che abbiamo la cintura europea più prestigiosa che possa essere messa in palio, la nota World Boxing Council, che nel 2000 ha aperto anche il settore Muay Thai, per cui la WBC guida e gestisce solamente la box mondiale e la Muay Thai, e appunto questa bellissima cintura verde che è stata indossata anche da Mohamed Ali, che questa sera viene messa al centro del ring tra la nostra Gichi Mittino e la Santos dal Portogallo. Diego, però l'Italia è al top in ogni sport da combattimento. Io penso che veramente non possiamo lamentarci. Ricordiamoci che soprattutto nella Muay Thai, oltre che nelle altre discipline, ma nella Muay Thai siamo diventati la nazione numero uno ai campionati del mondo del 2016. Siamo andati davanti anche alla Thailandia nel medagliere, per cui stiamo parlando veramente di un progresso tecnico, tattico nella Muay Thai notevole, questo grazie sicuramente alla direzione tecnica di Alessio Padovani in questi anni, grazie alla mia dirigenza nel settore. Abbiamo veramente sviluppato tantissimi eventi nazionali e internazionali che hanno dato modo ai nostri atleti di crescere continuativamente e per cui di diventare i migliori. Alessio Padovani, due parole per questo grande campione nonché un grande maestro. Beh, Alessio Padovani è stato al mio fianco in direzione tecnica ormai da 5 anni, è una persona meravigliosa perché è veramente in grado di creare grandi atleti sia coinvolgendovi a livello umano che non a livello tecnico. Io reputo che sia davanti a tutti la persona che riesca a leggere i match mentre questi sono sul tappeto.
lui guarda come sta andando l'incontro e riesce immediatamente a vedere la chiave per far vincere l'atleta. E allora vediamo invece quale sarà la chiave per questo match, dove c'è l'italiana Gicci Mittino che affronta la portoghese Santos, Monica Santos. E allora Gicci Mittino all'angolo rosso, invece la Santos angolo blu. Allora Gicci subito vuole far sognare gli italiani in questo match che vale il titolo europeo WBC Muay Thai 50 kg. Allora tutta l'Italia spinge Gicci Mittino verso l'impresa europea. Seguiamo allora Gicci. È l'auto che vuoi, perché ti permette di essere sempre connesso e di esprimere tutto il tuo potenziale. Un consiglio: perché comprarla? BMW introduce Y-Buy per guidare la nuova BMW Serie 1 anche senza acquistarla. Scopri i modelli BMW con la soluzione finanziaria più adatta a te e da oggi la nuova formula di noleggio anche per privati su ybuy.bmw.it in collaborazione con le concessionarie BMW. Allora Gicci con il piede subito cerca di tenere a distanza l'avversario. Ancora Gicci, guantoni alti. Gicci molto pericolosa, ci ha già portato diverse medaglie d'oro anche nei passati campionati del mondo. Ricordiamo che ha solamente 4 sconfitte in un curriculum determinato da 49 combattimenti. Vediamo che lei è veramente una fighter. Poco stile forse, però veramente tanta efficacia. Lei cerca sempre di pressare le avversarie verso l'angolo, verso le corde, per poi entrare in maniera molto determinata con il pugno e il ginocchio, tante volte chiudendo nelle prese alla testa di clinch per portare potenti ginocchiate al volto che hanno spesso e volentieri anche ai campionati del mondo portato a KO l'avversario. Dice che ha iniziato tardi l'attività agonistica nella Muay Thai, però è diventata subito una delle più forti in assoluto al mondo. E allora godiamoci il match con le due atlete attaccate, abbracciate, quasi a non volersi staccare. Ora vanno a terra, c'è l'arbitro che le divide, il pubblico che inneggia Gicci Gicci a bordo ring. E grande naturalmente partecipazione qui alla Pallaverdi di Novara, riempito in ogni ordine di posto e grado con l'abito delle grandi occasioni, proprio per sostenere l'atleta italiana Gicci Mittino in questa impresa, in questa serata da sogno. Ancora Gicci prova a farsi largo, ancora Gicci tiene stretta l'avversaria, quasi a volerle dire: da qui non passi, da qui devi sudare duro per battermi. Allora arriva subito con il destro e con il sinistro Gicci Mittino. Sì, per fare comprendere l'efficacia della nostra Gicci Mittino, che vediamo con i pantaloncini one shot verde e fluo, e diciamo che solitamente quando da primo round, intanto Diego, quando uno vuole vedere dei KO, solitamente va a vedere degli incontri sopra i pesi medi, no? Dove i colpi affondano e mandano spesso e volentieri a KO l'avversario. Difficilissimo vedere dei KO nei 50 kg, per cui soprattutto nella serie femminile. Invece la Gicci è una di quelle che contraria assolutamente questa regola, perché compie tanti KO soprattutto con le prese alla testa. Vediamo come riesce agevolmente a portare giù la testa anche di Ariana Santos, e questo porterà anche poi all'inefficacia delle braccia della portoghese. Secondo round, amici telespettatori che ci state seguendo numerosi come sempre da casa. E allora Gicci Mittino subito che affonda i colpi, Gicci Mittino che infiamma il Pallaverdi di Novara in questo 1-2 micidiale. Vediamo Ariana Santos che non si dà per vinta, è di una scuola particolare, perché è la scuola della dinamite, ovvero dire di Dina Pedro da Lisbona, è una scuola che guida e gestisce soprattutto il settore femminile, tanto che appunto la manager è una donna, una grande campionessa che ha vinto titoli in tutto il mondo nel passato, ha anche campioni uomini, ma diciamo che forse è la scuola numeri con più campionesse in tutto il mondo. Ancora Gicci Mittino tiene a distanza l'avversario. Guarda ancora una volta Gicci come studia
e poi affonda il colpo qui, tiene a distanza l'avversario che ha provato l'affondo. Ancora Ghicci con il destro, ancora Santos, poi ancora Ghicci. E botta e risposta tra le due atlete sulla ring. Ancora Ghicci che prova ad affondare, ancora Ghicci. Adesso subisce un sinistro al volto, lo incassa alla perfezione. Sembra non aver subito nulla, ancora Ghicci. Tiene attaccata l'avversaria, la stringe, poi cerca il contatto, allora prova con le ginocchia, con un'altra ginocchiata ai fianchi. Sì, abbiamo una guerra su veramente due distanze differenti, perché la Santos dal Portogallo cerca di tenere distante la Mettino con i suoi tip, i classici calci frontali della Muay Thai, e di continuare a calciare frontale e circolare, per cui di accumulare punti sulla medio-lunga distanza, mentre una Mettino che cerca la medio-corta distanza per vincere con il suo super clinch, cioè quando prende la testa dell'avversaria, la mette come un topo in gabbia e non la lascia più uscire per bersagliare con le sue potenti gomitate ginocchiate. Guarda adesso come va, di pugno e di gomito, è stata efficace, non fa praticamente fare il gioco all'avversaria. Sì, vediamo che proprio l'avversaria non riesce ad uscire dalle prese, ed essere in questa gabbia significa prendere colpi molto molto duri che spesso portano al knockout. Coraggio Cimitino, ammorbidisce i colpi dell'avversaria, sembra quasi riuscire ad assorbirli alla perfezione, sembra non farsi scalfire dalla Santos, che è una grandissima atleta, ma qui c'è l'Italia intera che sostiene Ghicci Mettino. Graziana per gli amici, naturalmente. Adesso prova con la parte alta del ginocchio, ancora Ghicci affonda con il destro, ancora Ghicci, guardia alta, c'è la Santos che prova questo colpo, non va a segno, ancora Ghicci, ancora la Mettino che tiene l'avversaria in pugno. Finisce qui il secondo round, brava Ghicci, continua così. Beh, io direi una Santos salvata dal gong di fine secondo round, ormai sembra che la testa non gli stia più su, sotto le prese del Mettino scende troppo a basso livello e questo la può portare a prendere dei colpi. Ma qui hai visto, Diego, l'avversaria tiene il piede, la gamba della Mettino, e la Mettino in posizione storta riesce comunque a colpire in faccia l'avversaria. Questa è una grande atleta, signori. Attenzione, terzo round, c'è tutta l'Italia che sostiene la Mettino in questo momento. Sarebbe un match sui 5 round a 3 minuti, ma vedo una Mettino veramente determinata a cercare il KO. Guarda gli occhi della tigre di Ghicci, guarda come punta l'avversaria, guarda come la sta centrando come se fosse un mirino, pronta a colpire in maniera deleteria. Attenzione, ancora Santos prova a fare un po' il solletico alla Ghicci, ma Ghicci è brava. Ghicci ancora 1-2 di pugno, attenzione. La Ghicci tiene l'avversario, ancora va di box, va di pugilato, poi ancora questo 1-2 dell'avversaria, ancora debole, poi ancora Ghicci che va a colpire la Santos in questo momento in difficoltà. Fa fatica la portoghese a dare comunque un'impronta al suo match. È veramente difficile quando hai una tigre che ti insegue riuscire a gestire il discorso tecnico. La Santos è molto brava, come dicevamo, sulla lunga distanza, per cui riesce a gestire molto bene i colpi di gambe, ma quando sei pressato così tanto correre per il ring e mettere colpi è veramente dispendioso a livello energetico. Penso che solamente un bottino come una cintura WBC la stia portando ancora a cercare il match, perché la sto vedendo veramente subire molto e non so come andrà a finire questo incontro, se la Mettino continuerà questo pressing verticale. La Mettino, come vediamo amici telespettatori, è molto precisa nei colpi, è molto diretta, non ha indugi e soprattutto non teme l'avversario. È una Mettino che fino a questo momento sta disputando tatticamente un match perfetto, senza alcuna sbavatura. L'avversaria molto più timorosa, molto meno tranquilla, ma qui quando si è di fronte a una grande campionessa come la Mettino, difficile riuscire a impostare un match con un proprio ritmo, poi soprattutto quando si gioca in casa della Mettino. Qui alla Palaverdi di Novara arriva ancora l'arbitro che va a dividere
le due atlete, qui dovrebbe essere arrivata una gomitata per l'arbitro. Si può proseguire, Diego? Che poi ricordiamo che questa Ariana Santos, che vediamo così in difficoltà, in realtà non è proprio l'ultima delle arrivate, tanto che la WBC non dà chance se non a veri campioni di combattere per le proprie cinture. E la Santos, pure lei, ha vinto i campionati mondiali 2 anni fa e dunque non è una preda facile. Nonostante questo, la Mittino, assolutamente non intimorita, sta guidando il match, diciamo, a senso unico. Guarda anche come porta i colpi con le gambe, riesce sempre a comunque infastidire l'avversaria. Finisce anche questa terza ripresa, beh, una Mittino che a questo punto, vedi, viaggia sulle ali dell'entusiasmo, viaggia sul calore di questo magnifico Palaverdi di Novara. Eh sì, qua qualche highlight, vediamo come la Santos cerca ancora di gestire con i calci, ma con questo pressing della Mettino non riesca mai a portare poi a termine le proprie combinazioni. Un Davide Tanzi, arbitro centrale, che continua a guidare l'incontro in maniera ottimale. Abbiamo Davide Tanzi, abbiamo Alfredo Zica, il meglio forse tra gli arbitri in Italia e in Europa e nel mondo. Per quanto riguarda il settore Muay Thai, sono coloro che hanno la massima esperienza veramente, per cui ci danno la certezza di gestire gli incontri nella maniera migliore. Quarta ripresa, amici telespettatori, restate con noi, non cambiate canale, perché c'è la nostra Ghici Mittino pronta a mettersi la cintura europea. Il titolo WBC in palio questa sera, ma c'è ancora un round e mezzo da disputare. Allora seguiamo la Ghici Mittino, seguiamo l'atleta italiana, l'atleta di casa, che sta provando a cercare a centrare l'impresa contro la Monica Santos, la portoghese, che questa sera sfida proprio la Ghici per il titolo WBC, il titolo europeo, titolo che vale tantissimo anche nella carriera di un atleta. E allora, vedete, Ghici, guardia alta. Vedo veramente male la Santos adesso, non riesce più a gestire neanche il movimento sul ring. L'unica cosa che la guarda Ghici, era appunto il movimento sul ring che portava un maggior tempo, un maggior dispendio anche per la Mittino. Invece ora questo mancato movimento la porta a essere veramente preda della presa della Ghici, e questo è preoccupante per la portoghese. Ancora Mittino, mette le corde, l'avversario, ancora la Mittino con il destro, va ancora giù la Mittino, guarda con il ginocchio, poi prova questa presa abbastanza particolare, ancora la Mittino con la gomitata, poi la ginocchiata, ancora la Mittino, ancora alle corde l'avversaria, e il pressing della Mittino è terrificante, l'avversaria è in difficoltà oggettiva, ancora la Mittino, l'1-2 della Mittino, dai Ghici, ancora la Mittino è lì che sta provando a chiudere il match, sta provando a dare il colpo di grazia. Sì, vediamo anche i bernoccoli sulla fronte e sulla testa della portoghese. Ghici ormai vede il match, vede la luce e infatti la chiude ancora all'angolo, colpi molto pericolosi, queste gomitate possono aprire da un momento all'altro la Santos, che però sembra proprio non farcela più, è in preda totalmente all'atleta di casa. Ancora Ghici, c'è il pubblico che inneggia Mittino, ancora Ghici. Sì, è lì. Ormai la Santos sta viaggiando tra un angolo e l'altro, solamente il gong di fine round potrebbe, penso, salvarla per andare a recuperare qualche energia e provare a chiudere l'incontro ai punti. Straordinaria Ghici Graziana Mittino, per l'arbitro dice è finita, non ce la fa la Santos, attenzione, dovrebbe essere sostanzialmente grandissima decisione di Davide Tanzi, che ha deciso di sospendere l'incontro per manifesta superiorità. La Mittino vince questo match, ma attenzione perché adesso c'è la proclamazione della vincitrice, la proclamazione ufficiale con Ghici Mittino, che intanto ci sta facendo godere con queste azioni, questi highlights prodotti dalla nostra regia. Intanto il tricolore sulle spalle di Ghici Mittino, tutto pronto per la proclamazione della vincitrice di questo incontro.
Tanzi ha le braccia delle due atlete tra le mani. Vince Ghece Mettino, nuova campionessa d'Europa, nuovo titolo WBC che resta in Italia. Ghece Graziana Mettino trionfa al Palaverdi, alla Palaverdi di Novara, tra il tripudio del pubblico di casa Novara che si alza in piedi e applaude la propria Beniamina, la nuova campionessa, la WBC, la cintura WBC di questa categoria, la 50 kg è con Ghece Graziana Mettino. Che spettacolo, amici telespettatori, amici telespettatori, un trionfo. Diego, abbiamo goduto. Abbiamo goduto veramente tanto e penso che sia la prima cintura europea femminile vestita da un'italiana. Alberto Griso della Muay Thai Biella che affronta Eugenio Donato della Yamabushi Jim Ro. Un altro incontro, amici, da non perdere. Restate naturalmente con noi. Questo è un match veramente da guardare perché abbiamo un Alberto Griso, giovane, 23 anni, e si allena ormai da 5 anni nella Muay Thai, però ha iniziato con il pugilato, ha vinto i suoi primi 25 incontri senza mai essere battuto, lo vediamo entrare, ma di fronte a lui ha un atleta veramente, veramente ostico. Anche lui ha 22 anni, però ha molta meno esperienza, ha solamente 18 incontri al contrario dei 30 di Alberto Griso. Tre round da 3 minuti, due atleti che comunque possono considerarsi il futuro di questa disciplina sportiva. Assolutamente, assolutamente. Due atleti veramente, veramente fantastici e qua non c'è pronostico. In questo incontro potrebbe finire per KO il primo round o ai punti, insomma... È un match veramente equilibrato. Vediamo gli atleti indossare le gomitiere, appunto in tanti prestige fight, per far sì che gli atleti possano misurarsi alla pari senza aprirsi con i gomiti, si utilizzano le apposite protezioni. Dunque, ricapitoliamo: Griso ha i guantoni rossi perché ha l'angolo rosso, e invece Eugenio Donato ha i guantoni blu. Allora, Griso e Donato. Sì, abbiamo un Alberto atleti. Griso, guantoni rossi, specializzato nel pugilato, e invece un Eugenio Donato con i guantoni blu, specializzato soprattutto nel kicking. Difatti lo vediamo mettere a strike potenti colpi di gamba, mentre Griso continua con potenti colpi di pugno. In molti, Diego, mi chiedono, quando mi fermano per strada, se il pugilato sia la base degli sport da combattimento. Sì, degli sport della combattimento, ma non della Muay Thai, che è l'unica arte marziale che ricordiamo andare sul ring, cioè kickboxing, K1, low kick, Sawa, sono tutti sport da combattimento. La Muay Thai non è uno sport da combattimento, è l'unica arte marziale che va sul ring, che è completata anche dalla box, ma avendo colpi molto più duri, colpi nudi come quelli delle ginocchia e dei gomiti, che sono più duri della box e soprattutto più pericolosi, soprattutto non avendo protezione, che appunto sì, vengono avvalorati i pugni, ma ci sono colpi molto molto più duri, che per cui danno maggior credito anche sui cartellini dei giudici. Vediamo, continuiamo a vedere un Griso molto pericoloso con la box, ma un Eugenio Donato che riesce a uscire con bellissime proiezioni e bellissimi calci a segno, per cui un incontro veramente stupendo anche quanto, da guardare. Quanto è importante, vedi, questa presa, perché si ripete spesso nella Muay Thai? Beh, quella presa, come abbiamo visto dalla Ghece Mettino, è una presa importante, perché se va a concludersi in leva al collo porta giù la testa, e per cui a poter essere bersagliato il volto con le ginocchiate. E ovviamente possiamo aver visto e pensato, le ginocchia che vanno a colpire il naso, la mandibola, così creano dei KO che talvolta non sono neanche semplici, per cui totalmente da evitare. Un colpo d'incontro di Alberto Griso che mette al tappeto un Eugenio Donato che sembra barcollare, che sta... ma si è trovato spiazzato per Zika. È finita qui la ripresa. Zika determina la fine del match, si prende lui la responsabilità naturalmente da arbitro,
E ha fatto bene assolutamente, soprattutto non essendoci cinture e chissà cosa in palio, prima davanti a tutto va la salute degli atleti, e per cui quando c'è un colpo che crea uno squilibrio a un atleta è sempre meglio tutelarlo. Andiamo a rivedere Griso, Alberto Griso, guarda come butta a terra l'avversario, e dunque arriva il successo per Griso. Prova di forza per Alberto Griso, che alza il pugno destro al cielo, viene premiato. C'è Alfredo Zica, che è l'unico arbitro giudice insieme a me ad avere il brevetto sia della WBC che delle altre sigle internazionali, c'è un motivo. E allora, Prestige Fight, nuovo incontro che vi trasmettiamo questa sera. Muay Thai 70 kg, amici telespettatori. E allora, angolo rosso, andiamo a ricapitolare, Michele Antonino, all'angolo blu Daniel Ferrigato. Che la sfida abbia inizio con Alfredo Zica, arbitro solenne di questo incontro. E allora, il trattore. Subito, il trattore. Subito la potenza esplosiva di Michele Antonino. Infatti Daniel Ferrigato immagino che cercherà le tecniche sulla medio lunga con i pugni e i calci, conoscendo il trattore, e il trattore che ogni volta che lo prende nella lotta lo sbatte in terra, ovviamente prediligendo questa distanza. Allora il match può riprendere ancora Antonino, subito all'assalto, atleta veramente con un carattere molto forte, deciso, sa di essere il numero uno, sa di essere superiore agli avversari. Allora vedi subito, prova a dettare legge. Nella lotta Michele Antonino è veramente forte, però ha davanti un Daniel Ferrigato che di calcio pugno veramente non scherza nulla, si fa spesso e volentieri pericoloso anche nell'avanzare dei round, e per cui Michele Antonino, nonostante la sua grande dote fisica, deve stare attento continuativamente, perché Daniel Ferrigato continua ad essere sempre pericoloso, e ne è dimostrazione il suo inizio carriera. Tra l'altro ricordiamo due carriere totalmente differenti: un Michele Antonino che inizia a combattere quasi 10 anni fa, purtroppo in maniera discontinua a causa lavoro, e che parte con una carriera diciamo da terza serie per poi proseguire e arrivare il pro, invece un Daniel Ferrigato che, come tanti amici della sua scuola, va a debuttare direttamente nel pro, per cui la scuola di Franz Haller ha sempre voluto vivere la Muay Thai e gli stili affini non nel dilettantismo ma direttamente nel circuito pro. Tanti sono i campioni svezzati proprio da Franz Haller, e qui ne vediamo un esempio. Ferrigato che adesso va giù. Sì, Michele Antonino nel ruolo di proiezione penso che sia lo striker migliore al mondo, ma Daniel Ferrigato con questi colpi di gomito si fa veramente molto pericoloso, e Michele Antonino nel cercare la lotta rischia questi colpi d'incontro, soprattutto perché spesso lo vediamo abbassare le braccia anche in questo momento, e questo può portarlo a prendere colpi alti, anche se il match lo sta totalmente conducendo Michele il trattore all'angolo rosso. Attenzione ad Antonino, perché adesso l'arbitro decreta la fine del primo round, un primo round dove i due avversari si sono sostanzialmente equivalsi. Secondo round che ha inizio qui al Palaverdi di Novara, e ancora vediamo Michele Antonino non perdere tempo, continuando a pressare all'angolo. Un Ferrigato adesso molto in difficoltà, un Ferrigato chiuso che può rischiare il KO in questo momento. Attenzione al trattore, ancora il trattore, una scarica da parte di Antonino. L'avversario Ferrigato guantoniate, ancora Antonino che va all'assalto, ancora Ferrigato che deve andare in difesa, ma c'è Antonino che prende l'avversario, lo bracca, vedete, adesso prova a tenerlo stretto Zica, li va a dividere, match sicuramente bellissimo con due atleti di grande stile, di grande carattere. Allora c'è Ferrigato che prova ad andare all'attacco, sempre difesa per Antonino, ancora difesa alta invece per Ferrigato che ora va con la destra, ancora
1-2 da parte di Ferrigato. C'è Antonino che adesso cerca di prendere, di tenere stretto l'avversario, lo mette alle corde, ancora Antonino, ancora il trattore. Presa pericolosa, quando vediamo le mani scivolare dalle spalle e andare sopra la nuca, è il momento in cui la testa può essere abbassata verso il ginocchio e in cui appunto la ginocchiata può colpire il volto. E vediamo un'altra bellissima proiezione. Ricordiamo che nella Muay Thai le proiezioni sono una delle armi, diciamo, migliore per accumulare punti e vincere l'incontro, ma soprattutto sono metodologia anche smashing man, ovvero dire la demolizione dell'avversario continuando a portarlo al suolo. Lo si affatica molto perché appunto cadere e rialzarsi più volte nell'ambito dell'incontro porta il battito cardiaco ad alzarsi molto, per cui a disperdere energie. Pubblico in delirio questa sera. Eh sì, questo è un incontro veramente veramente duro per tutti e due gli atleti, dove però Michele Antonino sta prevaricando. Ferrigato gli dice: colpiscimi la coscia, e Michele Antonino lo accontenta, per cui lo scaraventa fuori dal ring. La furia omicida da parte del trattore di Michele Antonino si fa sentire qui sul quadrato della palla verde. Ma attenzione, perché Michele Antonino cambia strategia e inizia a picchiare, attenzione, anche la coscia dell'avversario. Ferrigato è andato a bersaglio con questo sinistro, ancora Ferrigato. C'è Antonino, i due se le stanno dando di santa ragione. Match naturalmente molto corretto. Sì, gli atleti sono assolutamente corretti, ma sembra che entrambe fino all'ultimo istante vogliono cercare assolutamente il KO e non la vittoria ai punti. Vediamo Ferrigato cambiare guardia perché ha la coscia sinistra ormai completamente livida, causa i colpi bassi di Michele Antonino, e questo potrebbe fargli accusare anche il blocco della gamba, un calcio al volto di Michele Antonino pericoloso. Però sappiamo che il nostro trattore regge i colpi veramente come un cyborg, per cui ancora per lui il secondo round. Terzo e ultimo round di questo match, fino a questo momento emozionante. Vediamo Michele Antonino ancora cercare la coscia livida di Ferrigato, per cui un Ferrigato che cerca di punire Michele Antonino sul livello alto, spesso con i calci e i gomiti, e un Michele Antonino invece che si basa su calci bassi e proiezioni nella lotta per vincere l'incontro. Ancora Antonino, ancora Ferrigato. Match veramente avvincente. Un'altra proiezione di Michele Antonino. La gamba viola di Daniel Ferrigato gli crea delle complicazioni anche nell'ostacolare le proiezioni di Michele Antonino. Ancora Antonino che va di calcio laterale, attenzione. Ricordiamo che One Shot Arena Tournament. Attenzione, ancora ad Antonino. Ancora Antonino, l'1-2 al volto, adesso scarica Ferrigato, ancora Antonino. Ma Ferrigato non demorde, cerca sempre di rientrare, un altro gomito molto pericoloso da parte di Ferrigato. C'è Zica che divide i due contendenti, ancora Antonino, va di pugilato, poi ancora l'1-2 ai cerca fianchi. Cerca il KO fino all'ultimo Michele Antonino. Ferrigato adesso sembra avere finito l'ossigeno, attenzione, però continua a cercare il contrattacco di braccia. Molto lento Ferrigato. Un altro passo per Antonino. Ancora Antonino. Ancora il destro, il diritto, il diretto da parte di Antonino. Cioè Ferrigato. Nonostante manchino 25 secondi alla fine del combattimento, ancora Antonino cerca di trovare il KO negli ultimi secondi. Vediamo tecniche speciali di gomito ascendente. Ferrigato prova ancora, molto timido, ma Michele Antonino sa già di avere la vittoria in mano. Mancano 6 secondi al gong finale. L'abito che va a riprendere Antonino chiede agli atleti di combattere, ma il match finisce, è finito qui. Grande rispetto tra questi due gladiatori del ring nazionale, che si abbracciano come è nel fair play di questa disciplina sportiva. E allora andiamo a seguire il vincitore di questo incontro. Michele Antonino, il trattore, devasta l'avversario ai punti e vince questo incontro. L'applauso, l'abbraccio dell'avversario, il pubblico di Novara che inneggia il nome di Antonino. E dunque una bellissima vittoria. No, andiamo con l'ultimo incontro in programma
Questa sera sempre Prestige Fight, Muay Thai, 67 kg, che vede di fronte Lorenzo Giorgiani della Top Team Muay Thai 25-56 Novara, che affronta Maximiliano Gonzalez della The Gym 2.0 Sesto San Giovanni. Diego Calzolari, ti lascio per qualche secondo uno spazio per spiegare agli amici che ci seguono da casa dove poterti venire a trovare in palestra. Beh, noi siamo a Sesto San Giovanni, proprio davanti alla metropolitana, il nostro è un campo di Muay Thai, solo quello facciamo dalla mattina alla sera, per cui spesso e volentieri anche con maestri thailandesi durante l'anno, per cui chi vuole venire a trovarci siamo assolutamente una garanzia per la Muay Thai. Ricordiamo che sotto la mia dirigenza nazionale abbiamo degli istruttori veramente qualificati, nonché forse i più grandi campioni del momento in Italia. Ma parte l'incontro tra Massimiliano Gonzalez, guanti blu, e Lorenzo Giorgiani, guanti rossi. Tanto subito la tecnica per per Gonzalez. Attenzione a Gonzalez, molto mobile, subito colpo d'incontro a terra, subito a terra Giorgiani, attenzione, match finito praticamente dopo 10 secondi, attenzione, guardate Gonzalez, l'1-2 di Gonzalez, e poi prima la spazzata dove l'atleta va a terra, l'atleta italiano, e poi qui Gonzalez, micidiale, amici telespettatori. Ha preso punto proprio la mandibola di Giorgiani, che si è spento e per fortuna non è successo niente. Vince allora per KO Giorgiani. Maximiliano Gonzalez. Termina qui allora, Diego, questa nostra lunga serata all'insegna della Muay Thai. Questo programma è stato presentato da